73 curve, 20.8 km di emozione pura, come direbbe qualcuno. Uno dei circuiti più complicati al mondo. Solo concludere un giro è già un'enorme soddisfazione per il pilota. Un alternarsi repentino di curve, salite e discese, dove arte e tecnica si incontrano, rendendolo unico, pericoloso e allo stesso tempo speciale. Il sorpasso è qualcosa che va studiato sui millimetri di asfalto che ti rimangono a disposizione, e a volte anche oltre, dove il limite lo puoi toccare con mano, con piede, con ruote, e un attimo dopo è già troppo tardi. L'errore non è contemplato e la pista te lo fa capire, senza mezze misure, o dentro o fuori. Impregnato di storia e di sangue, rappresenta la definizione materiale vivente di cosa sia il motorsport. Signore e signori, benvenuti al Nordschleife Nürburgring. Buongiorno, buongiorno, eccoci qua, oggi vi portiamo al Nürburgring. Un saluto da Marco Pistone e Tonio Motore. Nordschleife Nürburgring è un circuito molto tecnico dove i piloti sono chiamati a fare la differenza e solitamente sono anche molto tesi prima della partenza e infatti vediamo Valentino che si sollazza leggendo un giornale. Come faccio io quando devo andare in bagno per stemperare un po' la tensione? Soltanto che il suo gabinetto fa i 300, ma vabbè. Vabbè, andiamo in pista. È simile come cosa. Andiamo in pista e attendiamo lo spegnimento dei semafori che adesso si accendono di un rosso intenso. 6, 5, 4, 3, 2, 1. E adesso si sta per partire, ma è molto lungo e via. Benissimo, sono partito. Ecco che parte Matteo Valentino. Subito, prende la scia, va dentro, tira la staccata e difficile libera di due persone, proprio così. Adesso qua inizia il tratto che è pieno di curve, bisogna andare piano soprattutto perché è molto stretta la pista. Ma secondo te oggi Matteo Valentino può puntare a superare Tito Martinez che è in terza posizione? Non lo so, quali c'entrava già la Mercedes davanti. Mi sa che partenza fionda di Matteo Valentino che cerca di recuperare un sacco di posizioni, ma deve stare attento perché comunque la gara è lunga, o meglio, il circuito di per sé è lungo. È lungo. Essendo tre giri possiamo attenderci una gara molto molto lunga molto. E divertente. Molto divertente anche perché parte ultimo, quindi deve sorpassarli tutti. Ma parliamo un po' delle caratteristiche tecniche della macchina che sta guidando Matteo Valentino. La macchina è una BMW Z4, se non ricordo male, e con Valentino a bordo è fortissima in curva, lentissima sui rettilinei. Infatti si vede che nonostante abbia la scia, e qua mi sta contraddicendo, ma nonostante abbia la scia fa fatica ad avvicinarsi all'auto che sta davanti, che comunque è Mercedes. Non so se hai notato anche magari il setup che ha utilizzato mentre eri box facendo un giro di ricognizione. So che ha usato il setup di default, qui si affianca. Prova andare dentro l'esterno, ma qua non si può passare. Dove vale? È dietro, ma non molla. Non molla, qua si affianca. In accelerazione lo supera. Ok, superata la Mercedes di Tito Bronco. E andiamo avanti. qui arriva la parte difficile del tracciato. Secondo Valentino ne parlavamo l'altro giorno. C'erano delle strisce pedonali, non so se avete notato, vuol dire che qui si arriva la nonna che attraversa le strade. Bisogna stare attenti perché può arrivare da un momento all'altro e rovinarti il giro. Comunque stavo notando che dietro stanno attaccati al culo di Matteo Valentino. Sì, anche perché come dicevo prima sul dritto la BMW fa fatica. Infatti si vede che i del setup non hanno tenuto conto del fatto che ci sono molti rettilinei che sembrano corti se vedi la piantina dall'alto, ma perché è tanto grande il circuito. Devono cambiare un po' gli ingegneri dentro il box di Valentino. Infatti è una cosa, perché vedi, è in sofferenza ormai, sembra che non lo vada a prendere più strada in curva si avvicina molto, deve recuperare tutto in staccata e in curva rispetto agli altri, quindi diciamo che aggiunge un po' di pepe alla gara anche. Comunque vorrei far notare che le posizioni sono rimaste invariate tranne per Matteo Valentino, che ha recuperato dalla 14esima alla 10ª posizione. Sì, anche se sono in 10, ma va bene. Oh, qua non so cosa volesse provare Valentino, però ha fatto una linea diversa. Non so, magari cercavo un incrocio con BMW che al contrario di
No, BMW, scusate, Lamborghini, che al contrario di BMW è molto veloce sui rettilini, ma in curva pecca. Infatti si vede che Valentino gli mette subito pressa, va un po' larga. Oddio, quasi quasi si intraversa e va a trovare la nonna che stava cercando di attraversare le strade. No, quasi quasi gli dava una bottarella sulla... Vabbè, e lo passa in agilità sfruttando l'errore in uscita della Lamborghini, che è appena insediata da la Mercedes precedentemente. Però qui adesso inizia un tratto quasi rettilineo, anche se ha qualche curva. Comunque, quindi... stavo notando che la Lamborghini dietro è in difficoltà, perché ha perso un sacco di terreno e c'è la Mercedes che sta recuperando. Sì, avrà qualche problema meccanico. Probabilmente sì. E adesso la gara di Valentino è praticamente in solitaria, perché c'è un bel distacco da quelli davanti, comincia a fare il vuoto dietro, per cui sì. Ma no, sul dritto è normale che vadano via in questa maniera, perché appunto, come ho ripetuto, allo sfinimento. Sì, però bisogna aspettare. Bisogna aspettare. Ecco, adesso inizia... Vorrei dire che secondo me il Nürburgring è un circuito molto difficile, cioè nel senso lo sbaglio è appena dietro l'angolo. Sì. Quindi bisogna stare attenti a far bene tutte le curve. L'erba. Infatti. E anche perché i cordoli qua arriva un po' lunghetto, sono tipo a marciapiede. Qua sono quasi abbastanza... ferma la macchina Matteo Valentino per fare questa curva. Era arrivato un po' troppo allegro. Questo tratto iconico del Nordschleife. Mamma, guarda che becco il muro, una ruota che comincia a sfrigolare. Guarda mamma come mi diverto a beccare il muro. Qui adesso si è avvicinato a Porsche. Porsche che è l'auto migliore. Porsche va forte sia in curva che sul dritto, quindi sarà ma difficile. Ma non evitare placement alla Porsche, che non penso ne abbia bisogno. Se volete chiamatemi. Eccoci ancora in pista. Però si sta avvicinando piano piano. Sì. Adesso inizia il tratto che Valentino ama. Questo è il tratto dove Valentino adora fortemente. Infatti guarda come io mi stupisco sempre di più ogni volta che facciamo queste telecronache di quanto conosci Matteo Valentino te. Siamo molto amici. Qua forse ci prova. Dentro. No, resiste la porta. Secondo me ci prova anche all'esterno. Qua gliela tira. Bello. Un'accelerazione. Bello, si toccano. Porsche Matteo resiste. Valentino ha perso un po' la testa quando ha cominciato a cercare di buttare fuori la Porsche. Ma Porsche bisogna andare dentro così. Bella. Bel sorpasso all'interno. Con Porsche bisogna essere cattivi, perché Porsche è molto... Porsche chiamami, ti do il mio numero. No, Porsche sono molto forti. E vediamo qui una clip dell'onboard di Matteo Valentino. Attenzione che la regia ci mostra. Si vede Valentino che si esalta dopo il sorpasso. Sembra Brumotti prima di essere menato dagli spacciatori a bombazzo. Si esalta molto, eh. È stato un bel sorpasso, mi è piaciuto anche a me. Comunque stavo guardando, non sta facendo dei micro settori fucsia Matteo Valentino? No, non sta andando forte, si vede che dei sorpassi qua. La Lamborghini rallenta un po' sull'erba. Per non centrarlo. Allora, qua possiamo dire che Matteo Tocca ancora l'erba! Traversa! Hai sentito Tokyo Drift? Io l'ho sentito in lontananza. Mi sono cagato addosso. Vabbè, comunque un team radio. Copy. Era un team radio. Va bene, andiamo avanti. Se la regia non ci avvisa di questo team radio. La regia fa un po' cagare. Andiamo avanti. Adesso qui inizia il rettilineo più lungo del Nürburgring. Non so quanti chilometri sono, però deve ciucciare tutta la scia come un succo di frutta e avvicinarsi al Lamborghini. Matteo Valentino è pratico con i succhi di frutta. Adesso prende la scia della Lamborghini, si mette in coda, cerca il sorpasso. E vabbè, qua è tutto il gioco di scia. Però penso che di motore dopo un po' plafoni come prestazione. Sì. Sta in sesta e il motore sta chiedendo pietà. Tra poco comincia a fondere. Chiede ferie il motore. Comunque, infatti Lamborghini rimane lì, cioè non si è staccata molto. 2,83, ma già si può far vedere comunque nelle piccole curve. Guarda Lamborghini, dove vuole andare? Per me, bandiera gialla, ci sarà un incidente. Questa è difficilissima come curva, lo tampona. L'ho tamponata, però qua bisognerebbe investigare. Qui penalità. Però Valentino resiste. Gli chiude la porta. Ecco, chiuso sul muretto Matteo Valentino. Non sarà di certo contento, credo. Non so se ci forniranno un onboard, ma finisce il primo giro intanto e comincia il secondo. Abbiamo la differenza da chi gli sta davanti di 8 decimi, sì, circa, appena superato. Adesso qui si è anche attivato il delta in basso a destra, che ci fa vedere come Valentino qua la prenda piena la curva, non alza l'acceleratore. Forse qua ci prova su Lamborghini? No, è troppo distante. Vabbè, qua rischio di... Si gira anche. Bandiera gialla per un attimo, ma la gara prosegue.
Ma però sono... diciamo che Matteo Valentino ha perso un po' di tempo, perché vedo puoi che dire quel... anche solo il cognome, non serve tutto il nome per intero. Oh, il replay, ecco. Oh, replay. Cosa sarà successo? Ha perso, ha sbagliato a entrare in curva, ha dovuto aggiustare, ma ormai era troppo tardi, sbatte sul muretto. Secondo punto. Me sono arrivati tutti e due un po' troppo allegri sulla curva, hanno cercato di staccare. Ah, questo è un altro replay di prima, dove ha cercato di non prendere Lamborghini, di andare tutto sull'erba. E dunque, il mega traverso. Tutta questa allegria mi sembri Mike Buongiorno. Sì. Cosa è successo? Allegria. Che poi, Dio santo, hai visto? Sì, sì. Sfiorato. E qua un altro sorpasso, un altro replay. Sì, siamo ancora ai replay di prima. Sì. Che era legge, si è dimenticata di metterci replay, ma qua all'esterno. All'esterno cerca di resistere Porsche, c'è il contatto. Toccano. Qua gli tira via una scoppolata Matteo Valentino alla Porsche e poi la infila. Tira la stacca. Anche perché Porsche cosa resiste all'esterno lì? Cioè. E siamo tornati in pista. Ok, eccoci qua di nuovo in diretta con il nostro secondo giro appena iniziato praticamente. Sì. No, è iniziato da un po' perché con i replay siamo andati avanti. E siamo tornati nel tratto misto. Il tratto misto... Che Valentino adora. Da quanto mi continua a dire, fritto, ripetere... Fritto misto, grigliata mista, comunque siamo sul tratto misto. Su un tratto misto. 2 secondi rispetto al... A quello che tempo lo precede. Madonna. Lì ha preso il cordolo un po' troppo farfallino. Anche qui... Sta spingendo. È inutile dire. Cominciamo a intravedere chi lo precede. Erbetta di campo. È il famoso Dow. Dow che ha fatto un pit stop a quanto pare, perché c'è, la grafica ci dice pit. No, pit vuol dire che si è ritirato Dow. Quindi quello è Mar. Ah, è Martinator. Tico Martinez, il famosissimo pilota spagnolo Tico che Martinez. Aveva preso parte a questa gara insieme a Matteo Valentino. Ancora. Puoi dire anche solo Valentino. Ho sentito Martinez. Martinez. E qui adesso è una Porsche quella davanti. Comunque io vorrei capire chi cazzo ha imbrattato tutta quanta quella pista. Cioè, se tu consideri che per terra, oltre alle strisce della pista, ci sono un sacco di scritte. Sì. Marca roba. Infatti, cioè, è vandalismo. Qualcuno ha disegnato anche persino delle strisce pedonali, vorrei ricordare. Cioè, bello. Atti vandalici, sai, veramente... Più. Un certo livello. No, comunque, tornando alla gara, Matteo Valentino, sì, siamo in un momento in cui si vedono le mongolfiere in lontananza. Però si è riavvicinato. Si è riavvicinato. Boh. E qui deve essere bravo a fare queste ultime due curve e cercare di prendere la scia di Porsche, perché sennò gli va. Ricordiamo che Tito Martinez guida una Porsche e Tito Martinez è forte. Almeno da quello che mi ricordo nel 2019 spingeva Tito Martinez. Ah, l'ha fatta bella. Attenzione, non bordo. L'ha fatta bella. Qua mi sa prende la scia anche. Si mette giù. Prende la scia Valentino. Oddio. Cerca di sfruttare. Si è abbassato con la testa. Cosa cavolo. Sì, anche se è una macchina. Ma va bene lo stesso. È l'idea. Ecco che prende la scia. Vediamo se Tito Martinez si difende. No, perché sa che può ritornare a fine rettilineo su tutto. Valentino. Sì. Infatti si apposta, infatti rimane lì. Si apposta dietro, resta lì. Io fossi il Tito. Fossi lui Tito, avrei preso la scia. Perché... Anch'io. Ecco, però eccolo qua. Però qua giù, qua Valentino le fa. Gli concede la scia, vedo che non si si sta avvicinando, sbaglia un po' la curva. Eccolo qua. Ecco Tito. Ecco. Molto aggressivo. Attenzione. Attenzione che si mette dietro. Dov'è finito Tito? Dov'è Tito? Ah, eccolo. No, si non, accoda, non si deve accoda. Fare errori qua Valentino. Se sbaglia Valentino, Tito, che ne Tito ne approfitta e si insidia dentro. Va dentro la curva. Ultimo giro passa. Comunque. Siamo entrati nell'ultimo giro con questa battaglia tra Tito Martinez e Matteo Valentino, che ci sta regalando un po' di spettacolo, di verità. Sì. Perché tutti gli altri, bene o male, tranquilli, però questi due. Questi due ci stanno regalando uno spettacolo incredibile. Anche perché per me a Valentino gli si è chiusa la vena dopo. Dopo che hai visto ha Tito fatto Martinez. L'errore. Esatto. Cioè, una volta che ti cimenti con il calibro di Tito Martinez, vorrei dire, cioè, stiamo parlando di un pilota di anni e anni di esperienza in circuiti internazionali, comunque. Certo. Beh, il Nordschleife Nürburgring è un circuito internazionale. Sì, ma... Andiamo avanti. Allora, adesso qua deve stare lì e deve prendergli tutta la scia possibile, perché, come ho ripetuto allo sfinimento, c'è un rettilineo qui. Adesso qua... Qua giù in fondo c'è il curvone verso sinistra, dove lì si vede il pilota da pelo. Perché se guardiamo sul delta deve farla piena per rimanere attaccato. Speriamo che a questo punto Matteo Valentino non si sia ripilato, perché No, si avvicina, prova a buttarsi dentro. No, non può farlo. No. Infatti, no, qua bisogna fare piano. Anche perché la traiettoria esterna è ideale. E soprattutto
qua secondo me cercava un modo per sfruttare diversamente l'uscita dalla curva per avvicinarsi, e vedo che la cosa comunque ha pagato, perché sta prendendo la scena nel piccolo rettilineo che si sta affrontando in questo momento. E penso anche che abbia alzato un pochettino. Qua deve stare attento perché è il tratto più difficile. La macchina tira fiammate. Strisce pedonale, eccole qui. Sì, ancora lì. Qua. Attenzione. Piano piano forse... qui. No, no. Piano qui perché è difficile questo. È tutto un discorso di testa. Deve aspettare il momento giusto, perché comunque chi c'è davanti è un pilota con esperienza. Io aspetterei il tratto misto. Cioè, sai che ne hai di più sul tratto misto, aspetti quello lì e dopo lì cerchi di passarlo, come ha fatto con Porsche il Sì, ma vedo che stava andando via Tito. Ci avrà qualche problema Matteo Valentino in questo momento? Non lo so. So che gli ha dato un po' di metri. E perché sta rientrando anche Cav dietro. Sì. Con Lamborghini, se non sbaglio. Che Lamborghini ricorda? Ah no, Mercedes. No, è Mercedes. Allora, Mercedes. Ok. Perché se fosse stato con Lamborghini avrei avuto qualche dubbio, nel senso, in questa pista fanno delle difficoltà, hanno delle difficoltà molto in curva, in sterzata, essendoci molte curve. Di traverso. Rischia la sbandata qua Matteo. Qua l'ha rischiata tanto. Adesso deve stare calmo. Deve stare calmo e aspettare il momento giusto, perché ha tirato via una staccata, sì, ma di quelle assurde. Perché siamo sull'ultimo giro. Eccolo. Lo chiude a muro. Ma mi sa che vediamo, infatti, e chiede scusa. Chiede scusa. Lo fa passare. Ha fatto un errore un po' grossolano. Ti ho detto che secondo me si chiude. E comunque c'è la Mercedes che sta provando a insediare. Mercedes dietro. Inserire in questa lotta. Si diventa a tre. Sì, a tre, sì. E qua un menaggio di incularelle con la macchina. Qua con calma. No, no! E qua. Cazzo! E qua la macchina anche danneggiata di Matteo Valentino. No. Con la Lamborghini. No, con un'altra Mercedes che sta cercando di superarlo. Ha mandato tutto a quel paese. Vediamo il replay. Sì, ma ha staccato. Questa staccata è assurda. Cioè, mi sembra Max l'ha chiuso dentro nei tempi migliori. L'ha chiuso dentro pure. E qua vedi i cordoli alti come l'hanno fregato. Opa, ma cercava di spinnala. Poi vai inevitabilmente sul muretto. Qua la macchina non sta più in piedi. Ma ha dei problemi. No, sembra che Vale, è tutto ok? Che c'è qualche problema? Incredibile questo che sta succedendo. Si ritira. Mi sa di... Scende dal veicolo. Non ne vuole più sapere. E siamo senza parole. Non so cosa dirvi. Non mi è mai capitato in 20 mesi di gare di vedere queste cose qui. Beh, io non ci resta che salutarvi a tutti quanti. Grazie per la partecipazione a questa gara che si conclusa in questa maniera. Un caloroso saluto da Antonio Motore e Marco Pistone.